La nostra preoccupazione è che vi sia la maggiore chiarezza possibile. Perché? Perché se non c'è chiarezza nell'applicazione di questa legge, e poi vi saranno molti contenziosi, cioè i cittadini, i commercianti, vorranno che siano giustamente riconosciuti i loro diritti. Allora è nostro impegno poter dare delle direttive. Ed è proprio con l'intento di spiegare la nuova disciplina del commercio alla luce della direttiva europea Bolkestein e delle conseguenti normative statali e regionali entrate in vigore per la sua recezione che l'ANCI Veneto ha organizzato un convegno rivolto ad amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici tecnici dei comuni della regione. Questo convegno vuole vedere se sono possibili addolcire determinati passaggi da un sistema estremamente rigido a un sistema liberale, libero, dove è l'impatto sul territorio e la sostenibilità che sono i fattori fondamentali della, non solo della programmazione ma anche dello sviluppo economico. Recepita a livello nazionale con la normativa del 2010, la direttiva Bolkestein intende equalizzare le condizioni di insediamento delle attività economiche in tutto il continente europeo. Essa rappresenta una rivoluzione nel settore del commercio, in quanto favorisce la libertà di insediamento delle attività commerciali e di conseguenza la concorrenza tra gli operatori economici. E nel settore del commercio essa potrà rappresentare una rivoluzione, perché andranno verso l'abolizione le pianificazioni commerciali, probabilmente addirittura le autorizzazioni commerciali come le intendiamo noi, il tutto a favore di una massima diffusività della possibilità di insediamento di nuove imprese. Quindi per i cittadini più concorrenza, più competitività, in ultima analisi servizio migliore. Per le imprese possibilità di esprimere il loro potenziale senza lacci e laccioli di natura amministrativa. Compito dei comuni sarà quello di regolare l'insediamento delle attività commerciali, occupandosi essenzialmente della disciplina urbanistica e non più, come era fino a oggi, della pianificazione commerciale. Importante a tal fine il ruolo dello sportello unico. Lo sportello unico è un ufficio che racchiude presso di sé, diciamo, varie funzioni, sia in materia edilizia che di commercio che di ambiente, e cerca di dare al cittadino un servizio, diciamo, unitario, una risposta unitaria per quanto riguarda appunto le sue attività e gli interventi che devono essere realizzati in quest'ambito. Questo incontro si inserisce nel piano di attività formativa che l'ANCI Veneto assicura sia agli amministratori che ai tecnici comunali.